partire da lunedì a San Giovanni La Punta saranno intensificati i controlli nei confronti degli utenti inosservanti del mancato rispetto della separazione dei rifiuti e degli orari e giorni di conferimento per ciascuna tipologia. Chi non rispetta sarà multato con un'ammenda a partire da 50 euro. Gli operatori inoltre saranno costretti a lasciare in strada il rifiuto non conforme alla tipologia prevista dal calendario, rendendo indecorose le strade. Ognuno di noi con semplici gesti quotidiani, dichiara il sindaco Antonino Bellia, può contribuire a migliorare l'ambiente, ma soprattutto a non farle evitare i costi di conferimento in discarica e non ritrovarsi una bolletta Tari più salata. Fra l'altro, il 17 marzo 2016 è entrata in vigore la legge regionale che fissa il pagamento di un tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti strettamente correlato al livello di raccolta differenziata raggiunto su base annua dai comuni. Quindi i comuni che non raggiungeranno la percentuale del 65% di raccolta differenziata, conclude il primo cittadino, si vedranno costretti ad aumentare la tassa sui rifiuti per il pagamento di tale tributo o multa.